suivre. Dans tout le monde est libre d'aller jusqu'à l'amour. Quel est son âge? Quel est son nom? Comme je doute, comme c'est bon. Tout se déchaîne au fond de moi. Si tratta ormai di pochi istanti. L'esperimento è di una semplicità lineare. Ecco, cambia colore. Ci troviamo di fronte a una sostanza nuova. Questo è un modesto esempio di come spesso l'uomo... Una calza sbagliata! Il professore mi guardava le gambe! Anche a te! Dopo lo straccio degli esami io dovrò subire i destini della zia. Credo che affitterà una barca. Se fa la scrittrice le piacerà ispirarsi alla natura. Ti fa fare la vita comoda, eh? Mia zia d'estate con l'aria di mare scrive meglio. Speriamo che qualcuno ci venga a trovare, però. Ah, senti, perché non vieni tu con noi? Torneremo abbronzate come due negre, senza nemmeno un quadratino di pelle bianca. Vedrai che ci ritroviamo. Ecco, brava. Mi farà bene un po' di mare. Ma sì, certo. Su, sbrigati, andiamo. Banco. Da lì non vedevo la lavagna. Ma se sei così bravo. Beh, mi distrago. Scusate ragazze, arrivederci. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao. 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 Sandra, tu che fai? Passo prima dal parrucchiere. E non ci accompagni? Mi dispiace, ho fretta, ho degli impegni importanti. Corri, corri. Chissà chi ti aspetta. Così domani ti dobbiamo passare i compiti. Ciao. 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 Allora che facciamo? Non lo so. E andiamo a piedi. E che vuoi fare? Ciao. Ciao. Ti ho fatto aspettare un po', scusami. Ciao, mamma. Dai, non negare, Giuliana. Ti è simpatico. Sì, ha un mucchio di difetti, è goffo, è timido, è ancora attaccato alla mamma. Però ti interessa, Giuliana. Tanto. Sì, è vero. Ma mi piace così. Ci penso spesso. E perché? Non so spiegarmelo. Dammi una battuta, tesoro, una battuta d'amore. Le ho esaurite tutte. Deve essere adorabile quando obbedisce. Ecco, deve essere adorabile quando obbedisce. Deve essere... Paolo, va a spegnere, ho lasciato la luce accesa in garage. Perché? Siamo di nuovo in regime di austerity. Andiamo su, vai. Va bene, papà. Lo Spider, tre carburatori doppi corpo, velocità 2,60. Non può essere che per me, solo mio padre mi conosce. Uomo, mio padre. Com'è che chiuse? Ma come? Prima te la dai e poi non ci sono le chiavi. Ti va? Grazie, papà. È tua. C'è una sola condizione. Maturità classica. A luglio. Guarda, le chiavi le metto qui. Soddisfatto? Fin troppo. Ma è una pazzia, è proprio una pazzia, alla sua età. Se da solo non è nemmeno capace di chiedere l'ora esatta al telefono.
Ma sì, papà. In fondo è giusto tenerla ferma in garage fino a dopo gli esami. Se è un premio, è un premio. Tu l'hai messa lì e adesso tocca a me superare il traguardo. Già. Ma io alla tua età... Lo sai cosa mi ha messo in mano mio padre? Un tornio e un righello. E io ti metto in mano una macchina sportiva. Perciò, fai le proporzioni. Mi dovresti diventare un Rockefeller. Papà, la prima corsa la faremo insieme. Non avrai mica paura se guido io. Paolo, accompagnami dalla sarta. Prendi i libri, così studi mentre mi aspetti. Allora io vado, papà. Ciao, eh. Quanto è, signorina? 1000 lire. Buongiorno. Buongiorno. Capitolo sesto, la cospirazione degli adulti. Capitolo quinto, il meccanismo dell'impulso. Ti nascondi? Niente. Bello, me lo presti? Questo lo leggo prima io. Ti dai alle letture erotiche, di nascosto. Questo messaggio confermava che le delegazioni del Belgio, dell'Olanda e dell'Italia erano state bruciate e quella di Francia distrutta. Intanto a Monza il re Buono muore ucciso, assassinato da 3 colpi di pistola sparatigli contro da un anarchico. Il regicidio suscita la più viva, rapida, generale esecrazione. Il figliolo, che poi sarà Vittorio Emanuele III, apprende la ferale notizia a Corinto, dove si trova in crociera su uno yacht, e subito salpa dal Pireo alla volta di Reggio Calabria. Era un anno infausto, e oggi possiamo dire che sarebbe stato l'inizio di un secolo infausto. Analisi della luce. Le onde della luce possono avere una lunghezza diversa, ma come si rivelano a noi? Analisi della luce. Le onde della luce possono avere una lunghezza diversa, ma come si rivelano a noi? Come varia l'altezza? Tu sei un timido e mi domando come farai a guidare una macchina così potente. Forse tuo padre nel dartela non avrà pensato al tuo carattere o forse vorrà cambiarti. Come avresti fatto? Ma Paolo, quante volte te l'ho già detto? È tutta questione di metodo quando si studia. Si vede che ai tempi tuoi si usava un metodo diverso. Ma la memoria è sempre quella. O la usi o non la usi. E se non la usi, per forza devi ricorrere all'improvvisazione, come fate voi. Su, andiamo. Ripeti con me. Insomma, mamma, perché non mi lasci studiare da solo? Ah, figurati. Fai pure per me. Sai che lo faccio solo per aiutarti. Credi che sia divertente per me riprendere in mano i libri di quando ero ragazza? E mi raccomando, studia, applicati. Tuo padre lo sai quanto ci tiene. Non hai capito che prenderti il libro in prestito è stata una scusa? Perché mi guardi così? Ne ho approfittato perché sentivo che eri in imbarazzo. La tua sicurezza era turbata da un'azione insolita che stavi compiendo di nascosto. Di nascosto? Se sapevo che alle mie spalle c'eri tu non mi sarei davvero preoccupato. Anche se le ragazze nelle scuole miste sono delle rompiscatole. Ah! È così che la pensi sulle donne, eh? E poi, cosa vuoi che ci sia nel tuo libro? Ne leggevamo un mucchio noi, specialmente in collegio. Scendi. Comunque adesso, mio caro, il pretesto c'è. Discuteremo a casa mia o a casa tua un intero pomeriggio. E l'argomento sarà questo libro. Ma l'appuntamento voglio che lo fissi tu. Una ragazza ha sempre dei limiti. A proposito, mi hai telefonato che me lo restituivi. Me l'hai portato sì o no? Accidenti, sono uscita apposta e l'ho lasciato a casa. Ecco, io abito qui. È carina questa casa. Rispecchia in tutto il carattere di zia Amelia. È straordinaria, si comporta sempre come se fosse la più giovane della casa. Ma dorme qui? Sì,
Vedi, sono solo due camere. Un appartamentino per zia e nipotina. Allora aspetta, mi cambio. Accomodati, fa pure come se fossi a casa tua. E prendi quello che vuoi, là c'è tutto. Mi cambio in 3 secondi, eh? Lui dit, je ne sais pas, lui demander si je peux la revoir et puis lui parler. Je ne sais pas comment lui dire, je ne sais pas, lui avouer, mais je ne songe plus qu'à la retrouver. Che ne dici? Credi che sarò bocciata agli esami? Scusami se tocco tutto, ma è la prima volta che entro nella tana di una ragazza. Tu adesso hai uno scopo per superare la maturità. Un trattamento questo che di solito è riservato ai bambini. Se sei buono, ti faccio un bel regalo. È solo una macchina sportiva, niente di più. Quindi, devo dire che c'è da parte di mio padre anche una certa dimostrazione di fiducia che non mi aspettavo. Una constatazione della mia maturità. So che sei prudente, che sai dominare la prepotenza del motore. Ti domini, ti controlli e non ti abbandoni alla frenesia della velocità. È tua, a patto che tu la sappia conquistare. Perché solo le cose che conquistiamo sono nostre. Avevo sete. Devo telefonare a mia madre, vuol sempre sapere dove sono. Ma scusa, adesso torni a casa e ti vede. È un'abitudine. Non è tranquilla se non sa dove mi trovo. Mamma, sei tu? Io sono qui da Giuliana, una mia compagna di scuola. Come non te la ricordi? Ma sì, sì, stiamo anche studiando, non ti preoccupare. Sì, vengo presto. No che non mi dispiace, passo lì e te lo porto. Va bene, senz'altro. Ciao, mamma. Quando parli con tua madre ti trasfiguri. Che cosa ti ha detto? Le solite cose che dicono tutte le madri. Solo che la mia è giovane, mi parla come se avesse la mia età. Chissà quanti ragazzi vorrebbero averla una madre così. Ecco il tuo libro, corri. Ah, splendidi questi party, non sai mai quello che ti capita di bere. Buongiorno. Buongiorno. E tu, Giuliana, ti stai ispirando? Zia Amelia, questo è Paolo. Paolo, zia Amelia. Piacere, piacere. Lo sai quanto i miei personaggi hanno sempre fame di battute sentimentali. Ma mi raccomando, niente frasi spinte. Non saprebbero cosa farsene i miei personaggi. Vado di là, ragazzi. Di, tu ti trovi bene con tua zia? Io le voglio molto bene. A cosa stai pensando? Guarda, perde tutto per casa. Oggi non mi hai fatto studiare una riga. Ti si è slacciato un bottone. I numeri possiamo dividerli in 2 categorie, razionali e irrazionali. Radice quadrata di -4. È passata mezzanotte. A quest'ora sarà rientrato. Sua madre gli avrà chiesto dove è stato, perché ha fatto tardi. Se è stato con una ragazza. Gli studi di curare la salute. Lo avrà baciato e gli avrà dato la buonanotte. Anche oggi, quando era con me, pensava a sua madre. Con intenzione avevo un bottone slacciato e lui, l'unica cosa che ha saputo dirmi è stata di abbottonarmi. I numeri possiamo dividerli in 2 categorie razionali. Che fai tu, luna in ciel, dimmi, che fai, silenziosa luna? Buongiorno, Paolo. Buongiorno, Ada. È questa la macchina nuova? Sì. Complimenti. Sì, un momento, ma prima di poterla usare, devo avere la promozione. Sa, è veramente bella. Va su da papà? Sì. Vengo anch'io. Spero proprio di farcela. Oh, senz'altro. E le ragazze chissà come saranno contente di venire con lei su quella macchina. Avrà un'estate molto intensa. Il bello di queste macchine è la velocità. Ditemi se non ho ragione. Ah,
vuole anche lei una tazza di tè? Grazie, no, sono attesa da suo marito per il lavoro, con permesso. Così ho messo l'edera e si è bruciata subito. I gerani si sono seccati, non so più che cosa piantare. Ah, tu, non dimenticarti la merenda. Bisogna sempre dirtelo. Buonasera. Permesso, papà. Un'impresa non è una fisarmonica. Mi occorre un volume dell'enciclopedia. Sì, sì. Ingegnere mio, è proprio quello che tutti dimenticano, sa. La stima deve essere duplice. Già, nel lavoro come nella vita, sennò gli affari vanno a rotoli. Già. Domanda materiale plastico da una parte, quota mercato dall'altra. No, questo no. Sì. Insomma, la strategia della concorrenza. Sì. L'importante, ingegnere... Cosa? Come chiamata urbana urgente? Sì, un momento, signorina. Pronto, ingegnere? Insomma, un incremento del 16% per l'anno prossimo. D'accordo, ci vediamo oggi in fabbrica. Radio Isotopia. Questa edizione è vecchia. Non c'è neanche la parola. Come faccio adesso col professore di fisica? Gli dice che tuo padre... Pronto. C'è una certa Giuliana per te. Una compagna di scuola. Pronto? Gli appunti di chimica? Sì, se vuoi ti porto il quaderno. Io sto bene, molto grazie. E tu come vai? Senti... Devi giocare di più, stai fiacca, guarda come si fa. Figurati. Guarda tu piuttosto come si fa. Tu hai il difetto di tenere il braccio troppo in basso. Devi sollevarlo di più. Insegnami tu. Così. Come sei accaldata, non ti farà male sudare così. Perché non mangiamo insieme? Certo, telefono a casa e mangiamo insieme, tanto oggi è domenica. Certe volte la luce ti inganna, non sai come difenderti. Così all'aperto, con questa luce, non avevo mai guardato così bene i tuoi occhi. Sono molto belli. Meno male che te ne sei accorto. Meglio tardi che mai. Paolo, sei qui. È tutta la mattina che ti cerco, mi avverti sempre quando esci. Se non guardavo nell'armadio non mi accorgevo che mancava la racchetta. Come faceva ad immaginare che eri qui? Buongiorno, signora. Chi è questa signorina? Giuliana, una mia compagna di scuola, Giuliana, mia madre. Oh, Paolo, sei tutto sudato dopo quello che hai avuto l'anno scorso. Mettiti la maglia almeno. E poi è tardissimo e bisogna andare ancora a messa. Un momento, mamma, non scappa mica nessuno. Beh, se proprio devi andare. Scusami, ci vediamo allora domani a scuola. Ciao. Tanto lo sapevo io. Stiamo a pranzo assieme. Ma va! Bambino. Il mio bambino. Il nostro bambino. Ma quando è che finirai di esserlo? Ma non essere così nervoso quando studi. Ho fatto tanto per levarti quelle smorfie che facevi da bambino. Ah, per favore, allacciami la chiusura lampa. Sono in ritardo. Attento a non prendermi la pelle. Mamma, c'è qualcosa che non va tra noi due. Paolo, cosa dici? Oh, sei stanco. Con tutto questo studio. Certo. Tre secoli fa gli scolari avevano tre secoli in meno da ricordare. Mi fai un pochino di posto? A volte ti vedo molto più grande di quello che sei. Cresciuto. Lontano. Già nel mare della vita. Lottare con l'eternità, con i vizi, con l'inganno. E senza più la mia protezione. Te la caverai da solo. Ho sempre il terrore di farti fare tardi. Tardi per chi? Io poi sono abituata a arrivare tardi. I miei non li ho. E mia zia a suo modo mi capisce. Mi lascia anche sbagliare. Pensa che non mi ha mai proibito niente. Sai cosa mi dice sempre? Che quando mi ha preso in consegna avevo già raggiunto l'età della ragione e dovevo sapermela cavare da sola. Per questo tu sei sempre così sicura di te. E poi faccio sempre tardi, anche a scuola. Quest'anno l'hai visto, no? Sono arrivata a dicembre. E tutti i maschi si sono voltati a guardarti. Da un collegio di Ginevra avevi un cappottino blu, sembravi una delle linee aeree. E smettila con quei grissini. Cosa fai, il pangrattato?
Oddio, magari te l'avrà già detto tua madre. Certo che è molto bella tua madre. E trovo che sia anche molto elegante. Sai che è difficile avvicinarti quando c'è lei? Ti cura continuamente con lo sguardo, misura la distanza che la separa appena ti allontani, si protende su di te appena una ragazza ti avvicina, anche per parlare soltanto di cose di scuola. Ma con chi ce l'hai? Non so perché, ma le padrone di casa sono sempre su di giri. Stai tranquilla, la tua festa è venuta benissimo. Ma tu lo sai perché l'ho organizzata. In un mese ci siamo visti solo così poche volte. E sempre per i compiti. Ho pensato fosse un modo come un altro per stare un po' insieme. Tu cosa compri? Le cose inutili. Un disegno, un po' d'incenso. Ma tu hai mai scritto una canzone? No, io no. Scrivere musica mica è semplice. Perché ti sei lasciata baciare da Quirino? Tu devi essere molto stanco. La mamma fra un po' viene a prenderti. Che peccato. Scusami. Scusa tu. Tutta colpa del mio maledetto carattere. Il mio, allora. Tu sei un angioletto. Che facciamo tardi anche stamattina. Beh, ho fatto tardi. Da quando abbiamo deciso di fare la strada insieme, non facciamo che collezionare delle punizioni. Ma sì, il preside è comprensivo, anche per lui è l'ultimo anno. Poi se ne va in pensione per gustarsi la pace eterna. Le foglie secche prima o poi volano. Oggi la sonagliera è al completo. Farai venire i nervi alla professoressa di chimica. Ah, oh, quel dromedario. Paolo, tu non hai mai chiesto niente di me. E perché dovrei chiedertelo? Quando entriamo nel mondo di un altro, gli apparteniamo. E poi le domande non hanno più senso. Che simpatico che sei. Mi sta succedendo qualcosa in questi giorni che non capisco. Mi sembra che tutto cambi intorno a me. Oppure sono io che cambio. Tu sei sincero con me. E non mi aspettavo che tu mi avresti parlato così. Ma il bracciale che ti ho regalato io non c'è. Perché non lo metti? Te l'ho lasciato nella buca delle lettere. Non l'hai trovato? Valeva troppo. Non è una cosa che io posso portare. Cosa? Ti sei offesa? Ma io te l'ho dato come ti avrei dato un calamaio. Era una cosa da donna che avevo e ho pensato a te. Oh, mamma mia, com'è tardi! Buongiorno, signora. Buongiorno. Suo marito è già in ufficio, è salito proprio adesso.
Ecco che cosa combina tuo figlio. Prende i gioielli di famiglia e li regala a una scemetta qualsiasi. Non capisco, cos'è successo? Senti, ne parliamo in un altro momento. Leggi qua. Cara signora, le restituisco il bracciale. Paolo è stato gentile a regalarmelo, ma forse gliel'ha rubato. E penso che lei sarà più contenta se io lo restituisco. Vabbè, una ragazzata. Il bracciale l'hai riavuto, no? Gli sarà servito per andare ad una festa. Senti, se tuo figlio finisce male, la colpa è tua. Tutti i miei sforzi per educarlo, non staccarmi mai da lui, sorvegliarlo in tutto, ecco dove sono finiti. Tu gli regali la macchina e lui ci sottrae i gioielli di famiglia. Non esageriamo. In fondo, quel bracciale è suo. La nonna l'ha lasciato a lui. E cosa ci fa un maschio con i brillanti? Che ci fa? Lo vedi che ci fa? Li regala, no? Ecco cosa ci fa con i brillanti. È maschio. Quando sarò morta. Per ora li deve lasciare a me. Sono nel mio cassetto. Sono io che li adopero. Clara, ti vedo un po' stanca, eh? I tuoi nervi sono scossi. Non sopporti più il caldo di giugno. Quest'anno poi non sei neanche stata in montagna. Perché non parti? Ti riposi, ti distrai. Ti fa bene. Ma come? Proprio adesso? Con Paolo che ha gli esami, come faccio a lasciarlo solo? Ci sono io, no? Per qualunque cosa abbia bisogno. Io e te non andiamo più d'accordo, vecchia storia. Adesso pure tuo figlio congiura contro di me. Non mi sopportate più, di così piuttosto. Lo sai che mi ha detto l'altra sera? Mamma, c'è qualcosa che non va tra noi due. Vai alla Baia, è il posto ideale per te. Quest'anno ci vai un po' prima, telegrafo subito. E poi è un ambiente fertile. Ogni anno con le tue nuove amicizie allargo il mio giro d'affari. Va bene, ho capito. Io parto. Così voi due state tranquilli. Ma fai attenzione a Paolo, mi raccomando. Ciao. Perché non hai voluto che papà ci accompagnasse? Forse era meglio. Con la sua macchina facevamo prima. Lo sai com'è fatto? Quando lo porti via dal suo lavoro, resta nervoso per tutto il giorno. Poi volevo dirti alcune cose. No, no, ormai non facciamo più a tempo. Dimmi, che cosa, mamma? Ma tu vuoi ancora bene a tua madre, vero? Non ti dispiace che se ne vada via per 2 mesi? Ma che dici, mamma? Mi parli come se fossi io a partire per fare il soldato. E invece sei tu che parti. E ti vai a divertire. Poi studi di curare la salute. Subito dopo gli esami. Sarebbe la prima volta che non andiamo in vacanza insieme. Veramente ho un altro progetto. E poi, mamma, non l'hai ancora capito. Che cosa stiamo a fare noi due sempre insieme? Devi renderti conto che un ragazzo ha bisogno della sua vita, della sua libertà. Prima o poi succede. Ciao, Paolo. Ciao, stai mamma. Buono, eh? E pensa soltanto a studiare il resto, mi raccomando. Divertiti, ciao. Eh? Sì, ciao. 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 Per un attimo ho odiato quell'aereo che stava per staccarmi da mia madre. Ma sentivo che anche questo distacco era necessario. Quando l'aereo si è mosso, invece, ho provato per la prima volta quasi come una sensazione di contentezza. E ora sento con un po' di vergogna che, concentrando i miei sentimenti su di sé, mia madre forse in qualche modo mi ha derubato. Pronto, scusi, c'è Giuliana? Di colpo tutto mi appare diverso. Intorno a me si allarga la libertà. Giuliana, sei tu? Come mai non sei andata a scuola oggi? Allora questa sarà una giornata tutta nostra. Ci vediamo, eh? Ciao. Come l'hanno presa i vecchi per la faccenda del bracciale? Che scema. Perché non l'hai ridato a me invece di mandarlo a casa? Non era più semplice? Te lo dico subito. Volevo che i tuoi sapessero come sono fatta. Perché? Così.
Ho deciso che resterai con me quest'estate. Avremo una barca enorme tutta per noi. L'ha affittata la zia Amelia. Potremmo andarcene in alto mare. Come in crociera. Sì, così giochiamo a fare i naufraghi. Sarebbe bello naufragare noi, noi due soli. Ma non è già così oggi. Tutti gli altri a scuola, tua madre in vacanza, tuo padre al chiodo e noi due soli. Ma non è meraviglioso? Come? E tu perché mi vieni dietro? Dai, dai, forza! È una gara. E se mi raggiungi cosa mi fai? Come sono belle. Corrono come il nostro sangue. La mia è blu. Allora ho il sangue blu. Che fanatico. Oh! Adesso ti bacerei. E baciami. Giuliana? Giuliana, dove sei? Giuliana! Mi sento male. Muoio. Giuliana, muoio! Giuliana! Giuliana! Di solito la caparra non si restituisce, ma date le circostanze. Grazie. La povera zia avrebbe apprezzato molto questo gesto. Chi l'avrebbe detto? Sua zia, una donna così viva, così dinamica, un vero peccato. Mi scusi ancora, buongiorno. 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 Ecco, tra un mese avremo cominciato a vivere qui. Mare, sole, il whisky, i bikini, gli uomini che ti infastidiscono, i ragazzi che ti fanno piacere, la pelle sempre più carica di vita. Invece ecco qua, un bel funerale. Mi ha commosso il fatto che avesse predisposto tutto per la sua sepoltura. C'era una busta nel cassetto del suo comodino con tutte le indicazioni. Cassa, funerale, loculo, funzioni religiose. Ma non ti sembrano curiosi questi pensieri per una donna ancora così giovane? Adesso ti sentirai molto sola. È commovente che la zia abbia incluso un assegno anche per me, in modo che per qualche tempo non ti debba trovare in difficoltà. Così diceva il biglietto che l'accompagnava. Hai deciso qualcosa? Naturalmente. Io sembro sola, ma non c'è pericolo. Sapessi quanti parenti ho sparsi per il mondo? Si mette in moto l'ingranaggio e subito un'altra zia si occupa di me. Io non ti capisco. Improvvisamente sei sparita da scuola e non hai detto niente. Hai anche staccato il telefono. Ti ho scritto quel biglietto a cui non hai mai risposto. Ma perché? Cosa c'è veramente dentro di te? Come sei? Ma tu non capisci niente delle donne. Delle donne come te, complicate. Allora mi trovi complicata, dillo. Credevo che fossimo amici e che ci saremmo aiutati se occorreva. Ma tu a un certo punto ti neghi. Uno non sa più che cosa deve fare con te. Come farai a cavartela adesso, eh? Vedi se ho ragione che non ti capisco. Perché ti vorresti occupare tu di me? Ti senti abbastanza grande? Comincio a credere che tu sei una ragazza con la quale prima desideri parlare tanto e poi a un certo punto non sai più che cosa dirmi. Dove vai adesso? Accompagnami a casa, vado a studiare. Mi dispiace, mi trattengo ancora qua. Voglio prendere un po' d'aria e poi bisogna pure che incontri altra gente. Se hai fretta, prendi il pullman, ce n'è uno ogni mezz'ora. D'accordo. Ci vediamo a scuola. Non lo so, forse ci tornerò. Forse no. Però prima o poi ci vedremo, eh? Ciao. Giuliana, dove sei? Sono qui. Ecco le tue 4 arance spremute. Il ghiaccio no. Avere solo 2 clienti è piacevole, ma fra un mese, povera me. Arrivano tutti i villeggianti, comincia la ressa. Marina, Marina, di giorno, di notte. Non mi lasciano mai un attimo per me. Ma ieri non hai finito di raccontarmi di te. Che tipo è quel ragazzo? Sei curiosa? È un timido. Tutti quelli che piacciono oggi. Lascia a me tutta l'iniziativa.
si lascia conquistare. È impacciato, è dolce, è freddo. Ma tu sei felice? Felice, è una parola, è ancora un ragazzino. Non so mica se è una cosa seria. E tu che mi racconti quest'anno? Di, che tipo è? Tempo un attimo e te lo presento. Si può salutare? Ecco il cliente numero 2, bene alzato. Corro a prepararle la colazione. I lavori sono quasi finiti. Tra una settimana dico addio a questo squallido paese. E lei? Ma non so, è un momento che non mi va di fare programmi. Cala la sera, sorge il sole e ricala la sera. Così è bella la vita. L'anno scorso però lei era diversa. Come fa a saperlo? L'anno scorso non avevo un'età che lei si potesse accorgere di me. Forse è vero. Avete sempre quella vecchia villa a Grotta Verde. Forse ci incontreremo di nuovo anche lì. Mi hanno chiesto di rinnovare l'albergo. Hai molta fame tu oggi? Prego di qua. Sì. Mm? La frutta. Mi piace da morire. Sì. Fatti fare una spremuta. No. Non mangia mai vitamine, niente. Hai un'aria pallidina. Oggi è una giornata piena. La campagna del sottocosto ha dato i suoi frutti, la piccola concorrenza è già in barca. E Farfarello mi vince a San Siro. Ci vuole fiuto nella vita. Bisogna sapere vendere quello che si fabbrica e sapere comprare il puledro adatto. Mi scusi, signore. Grazie. Guarda che queste considerazioni le faccio anche per te, eh? Non cominciamo con le storie dell'incomunicabilità fra padre e figlio. Io sono giovane. Eh? Giovane come te, quasi. Solo più esperienza. E poi recitare la parte del padre tutto d'un pezzo. Non sono capace. I miei consigli sono come semi. Io li butto lì, eh? Chi vuole beccare, becca. Dunque, bianca e gialla, sì. Sì, è a cena che è bianca e rossa. Accidenti ai 40. Adesso che cominci a sapere tutto della vita, ci vorrebbero i tuoi 18, vedi? Quando non c'è mamma sei diverso. Pensi sempre quando eri giovane. Ma perché tieni la sigaretta così? Fai tanto il moderno e invece... Perché? Adesso c'è una nuova moda di come si tengono le sigarette. Scusami, papà, faccio una telefonata. Prego il conto, signore. A lei, signore. Grazie. Ti è andata male, eh? Ti è andata male. Vedi, alla tua età si pensa di essere sfortunati con le ragazze, invece solo perché sei un bambino. Ma è solo una compagna di scuola. Tempo, ma tu telefoni sempre soltanto alle compagne di scuola, eh? Svegliati, eh? Papà, tu dedicavi molto tempo alle donne. Mai. Io pensavo soltanto a costruirmi, a sfondare. E poi noi non abbiamo avuto una vera giovinezza. Ce l'ha rubata la guerra. Vuoi un consiglio? La macchina te l'ho data. Hai tutta l'estate davanti a te. Profittane. Più che puoi. Appena puoi. Ti piace quella signora? Che discorsi fai? Perché? A te piace? Guarda cosa si deve vedere. Oh, ciao Paolo. Ciao Patrizia. Ciao Giorgio. Ciao. Giuliana. Tutti mi prendono per Giuliana. Ci siamo anche scambiati il vestito. Ah, questa Giuliana l'ha piantato. Ma... è proprio bella questa Giuliana. Non so.
sarà carina, immagino. Eh già, le farfalle belle volano via e quelle brutte ti si appiccicano addosso. Solo e pensoso, più deserti campi, sto misurando a passi tardi e lenti. Gli occhi porto per fuggir gli intenti, ove vestigia uman l'arena stampi. Se così ad un tratto cominciasse a piovere, mi accompagneresti a casa? H uguale Y, H uguale X, Y uguale... No, diviso. Y fratto... Ma che fai? Scrivi una cosa e ne pensi un'altra, evidentemente. Vuoi dirla anche a noi, visto che è così interessante? Ah, oggi non vai d'accordo neanche con il gesso. Vuoi venire tu a proseguire questo teorema? Vai, vai. Ora dunque basterà dimostrare che ogni punto di OP ha le coordinate che soddisfano le Y uguale KX. Bene, continua. Forse dormirò, forse no, però prima o poi ci vedremo. Suivre la route où l'on est libre d'aller jusqu'à l'amour. Dépêche-toi de suivre la route où l'on est libre d'aller jusqu'à l'amour. Di questo passo si farà un intero guardaroba, 8 capi al giorno. Il fondo che mi ha lasciato la zia non l'ho ancora finito. E questo? Molto bene. Carini questi fazzoletti, ti piacciono? Oh, Giuliana. Ciao. Ciao. Ciao, Giuliana, come vai già al mare? E gli esami? C'è tempo per tutto. Manca ancora più di un mese. Giuliana, in soli 2 anni ti sei fatta straordinaria. Se non ci fosse qui mia moglie ti farei una corte spietata. Lei è moderna, certe cose le capisce. Sono così giovane e moderna che queste cose non te le faccio dire. Vogliamo andare, caro? Ciao, Giuliana. Andiamo. Giuliana, che fai qui? Sono 3 giorni che ti cerco. Oddio, Paolo, mi sembra di non vederti da 3 anni. Non studi mai, Finirà che sarai respinta, vieni. Allora, ci vuol pensare? Non lo so, tornerò un'altra volta. Non perdere tempo a venirmi dietro. Sei cambiata in questi giorni. Ma che cosa è successo? Niente, sono cambiata. Ho capito. Se insisti a restare, ci sono cose che ti interessano di più. Ma non so quali. Nemmeno io. Quando ero in città mi alzavo un quarto d'ora prima pur di vederti quando arrivavi. Ho fatto venire tutti a una festa pur di rivederti a casa mia. E adesso? E adesso non mi va di tornare.
Non voglio ricominciare la solita vita. Questa zia, che cos'è una zia dopo tutto? Eppure mi ha lasciato un vuoto. Ma sai che non riesco più nemmeno a pensare? Non sopporto più niente. Vedrai che il tempo ti aiuterà. E poi c'è una cosa che mi spaventa. Rientrare a casa. Sicuramente mi aspetterà una lettera. A quest'ora della morte della zia lo sapranno tutti, figurati. Cugini, altri zii, e tutti si sentiranno in dovere di occuparsi di me. Ma è giusto che si prendano cura di te. Come farai da sola? Vedrai che adesso mi rimetteranno alle costole quello strazio di istitutrice. Annalisa, te ne ho già parlato. È una tiranna. Fallo per me. Torna a casa. Se torni non ti disturbo più, non ti telefono più. Ma mi basta sapere che tu sei tranquilla. No, no, ti ho detto di no. È inutile che insisti. Paolo, ma lo capisci o no che ci stiamo dicendo addio? Come finisce il sole ogni sera, così un giorno finiremo noi. Forse ciò accadrà molto presto. Alla nostra età pensare alla fine. Io parlavo del mondo. Andiamo? No, aspetta, fermiamoci ancora. La notte si porta via il tempo. Immagina due innamorati, giovani e belli, che si amano su questa spiaggia. Li coglie la notte mentre si addormentano, si svegliano e non sono passate che poche ore. È ancora notte, non c'è luna e le stelle sono troppo lontane per rischiararli. Cosa sanno più della loro bellezza, della loro età? Forse mi hai dato un'idea dell'eternità. Dobbiamo tornare, è tardi. Ma come, se non ti aspetta nessuno? Appunto per questo. A stabilire che è tardi sono solo io. Andiamo. Sapessi com'è bello qui. Ci sono anche dei ragazzi che hanno già finito la scuola. Che rammarico non vederti tra loro. Però potreste anche venire tu e papà una domenica. Una breve interruzione degli studi non ti danneggerebbe. Vi aspetto, mamma. Un attimo. Stavo sotto la doccia. Arrivo. Perché non mi hai avvertito prima di salire? Sono venuta a vedere se studiavi con metodo. Le tue impronte sembrano quelle di uno scoiattolo. Metti su un disco intanto. Sono giorni neri per me questi. Adesso mi è venuto l'incubo della guerra. Apro il giornale e vedo subito notizie di guerra. Fra un anno e mezzo sarò di leva. Ieri Sandra mi ha parlato di te. Ha detto che eri triste. Perché eri triste? I Beatles si accorciano i capelli. È la fine di un'epoca. Ci conosciamo appena dal secondo trimestre. E mi sembra di conoscerti da quando eri bambino. Che impressione buffa. Come sei bella così. Stupido, esci di lì. Tu mi vedi bambino, io oggi ti vedo grande. Di, è una Polaroid. Chi te l'ha data, un ragazzo? Sei il solito esclusivista. Ferma così. Tra 10 secondi ti vedrai come sei. Uno, due, tre, quattro. Ancora un istante e svanire. Mica vorrei farmi una fotografia per ogni bacio che ci diamo. Non siamo dei tabù. Non siamo bestie rare.
eppure ci guardano come fossimo dei tabù. Nasci e mamma ti difende come un tabù. Per anni e anni. Papà torna dalla fabbrica, entra dalla porta e ti guarda come un tabù. O lo sei o rischi di diventarci. Mi piace quando parli così, a ruota libera. Non è ruota libera, ero nella nebulosa. Finché non mi sono sentito libero dalla protezione di mia madre, non posso dire di aver desiderato una donna, anche se mi giungeva la dolcezza del suo richiamo. Di, ma siamo stati matti a non farlo. A non fare che? Ah, sei tu la brava. Le nostre madri, le nostre nonne, le nostre bisnonne, sole, in casa con un uomo. Dimmi tu come la mettevano. Ti piacciono i quarantenni adesso, eh? Mm, per me non esistono. Mi sembrano dei marziani. Peccato che questo sia un bar. Perché? Secondo te cosa dovrebbe essere? Un appartamento, per esempio. L'abbiamo un appartamento, c'eravamo anche ieri. Sì, eravamo soli. E ci siamo solo baciati. Come, adesso sei pentito? No, ma non si può mica essere sempre degli eroi. Ma forse tu mi hai insegnato che basta amare una ragazza per essere uomini. Anch'io ieri mi sono accorta di amarti, in un modo enorme, così forte che tutto il resto è secondario. Prima non lo sapevo con certezza. Forse era un dispetto venirti dietro, catturarti. Forse era un gioco, non lo so. Ecco, ti sei fermata come a scuola quando sei interrogata. Peccato che siano finite le lezioni. Mi piacerebbe vederti ancora uscire dal banco e guardarti come una cosa mia. E che tutti sospettino e ci guardino. Non me ne importerebbe nulla. Pensa, fra 20 anni io ricorderò tutto di te. Sei interrogata, sei vicino alla cattedra. Mentre parli il professore ti osserva attentamente. Io mi dico, dietro l'involucro opaco che ti copre, c'è il tuo corpo che ora conosco. Ancora no. Ma fra 20 anni sì che lo potrò dire. Lo vedi? L'importante è costruirsi dei momenti meravigliosi. Il resto è secondario. Che cosa vuoi sentire? Fai tu. Proviamo così, a caso. Che disco hai messo? Il disco del silenzio. Che canzone stai sentendo? La tua. Ah, certo! Stravagante la povera Amelia. Sempre dietro le sue carte, ma guarda che disordine. Una casa che sembra un carrozzone di zingari. E questo che è? Il maggior luogo nella poesia romantica italiana tiene la poesia patriottica come testimonianza che suscita in peritura commozione della passione. Tua madre, povera donna, quella sì. Tu poi e la classe non sai neanche dove stia di casa. Ma guarda un po' che disordine. Sporcizia da tutte le parti, cicche. Ma chi viene qui? Un compagno di scuola a studiare. Ah, e state qui a studiare tutte e due soli? Non c'è nessun altro. Con chi vuoi che stavamo? Tu sai che io sono larga di vedute. Sono molto moderna. Ne ho passate tante che posso dire che conosco tutto. Ma questa è una cosa fuori del mondo. Ma inconcepibile, assurdo. Neanche un playboy sulla Costa Azzurra si sognerebbe mai una cosa simile. Ma ti pare possibile, Giuliana? Ma io... No, queste sono cose che bisogna chiarire. Tu devi capire, l'enormità... Vado io. No, vado io. Il mondo è tutto nostro, nutriamoci per la battaglia. Finiti gli esami? Ah, bene. Molto bene. Non ho fatto tempo a presentarvi prima. Paolo, Annalisa, la mia vecchia istitutrice. Mi scusi. Diciamo subito che non sono vecchia, quindi nemmeno tanto rimbambita da non capire. Ma è un ragazzo fortunato, vero? Si è trovato fra le mani una ragazza sola, colpita da una recente disgrazia, quindi bisognosa d'affetto, vero? Ma io... Non sai da che parte cominciare a mettere ordine. Se dalla casa o dal cervello dei ragazzi. Tu poi sei una sciagurata. Fin da quando eri piccola, l'ho sempre detto che avevi un carattere difficile. Quanto a lei, signore, siamo qui
a sua disposizione per essere sedotte, corrotte, violentate, come in tempo di guerra. Se vuole le chiavi di casa, si accomodi, non faccia complimenti. Ma guardi, signora, che non è successo niente di male. Io... aiutiamola per le valigie. Oh! Chi potrà mai convincere Annalisa che veramente non è successo nulla? Ecco i drammi della convenzione, del buon senso. Già, sono talmente convinti di avere ragione che non tengono in nessun conto i fatti. Giudicano e continuano ad andare avanti per conto loro. Sembrano dei pazzi. E credono invece di essere saggi. Fatica sprecata convincere Annalisa. Un divano, un ragazzo e una ragazza, un disco dei bicchieri e l'orgia nella sua testa è bella e fatta. Sei bollata per tutta la vita. È come se ci trovassero a letto. Che befana questa. Anche se riesci a convincere un'Annalisa, c'è un intero mondo che pensa il contrario. Fatica sprecata. Non ti capiranno mai. Ma i miei dischi dove sono? Li ho messi via. Cosa vuoi, andare agli esami e raccontare come cantano i Beatles? Vi date troppe arie. Credete di aver scoperto il mondo. Tutti siamo giovani. Ad ogni azione corrisponde una reazione, uguale e contraria. Kant è il mago dell'antitesi. Chi ci capisce è bravo. Da nessuna parte, né nel mondo né fuori del mondo, come sua causa, esiste un ente assolutamente necessario. Ma questo, caro Kant, vuol dire andare un po' per simpatie. In filosofia non dovrebbe essere ammesso. Ah, il piacere dell'abluzione. Che caldo, ragazzi. Siete tutti qui? Ciao, Giuliana. Abbiamo consumato il fiato, siamo stanchi. Da morire. Che faccia strana che hai. Hai studiato tutta la notte? Un caldo insopportabile. Non mi convinci. Cos'è che non va? Hai qualcosa da nascondermi? Vedi, basta che ci vediamo e subito si sa tutto dell'altro. Lo sperone di Grotta Verde, sai dov'è? Cos'è? Sei andata a vedere un western? No, in fondo a una pianura. Abbiamo una vecchia casa lì. Dalla strada non si vede. È stata un'idea di Annalisa. Fra qualche giorno mi porterà lì fino agli esami. Allora non ci vedremo più. Ancora due giorni e poi agli iscritti. È meglio così, forse. Cercherò di sedermi ancora dietro la tua nuca. Mi lascerai copiare qualche cosa? Ma lì, non ti posso vedere. Non abbiamo neanche il telefono. Questo tempo farà presto a passare. Io scommetto che scendi a pulirla tutti i giorni. Sarai promosso certamente, senza perdere un minuto. Prendi la macchina e vieni a prendermi. Io quel giorno starò a guardare il cancello finché non arrivi. Veniamo anche noi! Dietro ci stiamo! Ma allora non avete capito proprio niente. La nostra è una relazione seria, c'è posto solo per noi due. Questi sono gli appunti di storia, c'è tutto. Fuori non avrai bisogno del libro. Così quando è che parti, dopodomani? Come hai fatto a scrivere tanto? E qui c'è tutta la matematica. Ma non ti serviranno, tu ci tieni tanto a questi. Io li so già. Ogni minuto che passa mi rendo conto di quanto sei bellina. Qui c'è la fisica. E qui chimica, greco e latino. Io non mi fermo più. Sono come drogato. Non ne posso più fare a meno. Mangio e studio. Cammino e studio. Dentro casa, fuori casa, dappertutto. Allora lo studio è come una droga. Più studi e più ti piace. Viene voglia anche a me. Vedrai, in questa testolina c'entra tutto. Tu non devi preoccuparti assolutamente. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate di pianto, è forse il sonno della morte men duro? Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa, bella d'erbe famiglia ed animali. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate di pianto... Che fai? Sei anche questa?
Sei venuta fin qui a salutarmi, amore. Io, la mia memoria, mi sembra di averla persa. Che dici? Io non so niente, Paolo, non so niente. Nemmeno il teorema di Pitagora mi ricordo io. I logaritmi, li sai? Non li so. Che ti importa per una materia? Ma è tutto così. Fammi l'esempio di una reazione alcalina. Non lo so. Chi era Nassimene? Non lo so. E il gattamelata? Non li so. Visto? Sono venuto lo stesso a trovarti, ho convinto papà, però sono stanco morto. Capirai, 37.038 pagine, un'enciclopedia, tutte qui in testa. Il giorno prima degli esami cammineremo mani e piedi. Sei sciupato, bianco come un cencio, studi troppo. Dammi il permesso di non studiare tu che puoi e io smetto subito. 9 ore di macchina per andata e ritorno per fermarmi qui solo 6 ore. È un bel record, eh? Ma perché scegliere luoghi di villeggiatura così lontani? Proprio non capisco. Cos'è? Uno shake. Gli uomini non fanno che domandare che cosa ballano. Vabbè, anche questo è vero. Ti trovo cambiato, Paolo. Tu piuttosto. Che significano queste villeggiature prima del tempo? Giorni e giorni, e senza papà. Che succede? Non state più bene insieme come una volta? Esatto. Stiamo benissimo soli, come vedi. Sei un ragazzo grande, tu, è facile capirle queste cose. Ma cos'è questo interrogatorio? E con tua madre, poi? Sono io che ho il dovere di farti delle domande. Paolo, andiamo. Cosa ti è successo in questo tempo? Ci sono molti villeggianti qui. Paolo, non cambiare discorso. Cosa mi nascondi? Mamma, il giorno che avrò qualcosa da nasconderti, te lo dirò. Mia madre ripeteva sempre, il filo che lega le madri ai figli un giorno inesorabilmente si spezza. Quella nonna, Dio, come la odiavo. Lei e le sue frasi famose. La conosci quella ragazza? No. Giuliana? Giuliana, dove sei? Ti ho portata in campagna per obbligarti a studiare. E mai che ti trovi una volta con un libro in mano? Sapessi quanto ti penso. Sapessi quanto ti penso. Sapessi quanto non studio. Quanto non studio. E tu? E tu dove te ne andrai? Cosa starei facendo adesso? Piccola che perdo il tempo ad asciugarti. Non ammetto raffreddori sino agli esami. Su, va a cambiarti. Caro Paolo, le nostre storie non sai mai dove vanno a finire. Le occasioni sono tante quando ci si annoia. Vuoi bene a un ragazzo e improvvisamente sei coinvolta nella vita di un altro. Sto per confessarti una cosa grave che non avrei dovuto né pensare né fare. Ma tu mi capirai. Distaccato, lontano, non mi hai dato mai delle vere prove di affetto. E qui solo è sempre Annalisa con cui parlare. Sei in imbarazzo, eh? Non sai quale scegliere. Scommetto che ognuno di questi vestiti ti ricorda qualche cosa. Come sei rimasta innocente. Oh. Hai indovinato?
Neanche ho mai detto che nel periodo che sono stata al mare, dopo la morte della zia, ho incontrato un altro che mi piaceva. Un tipo, una vecchia conoscenza. Un architetto. La cosa sarebbe finita lì, anche perché in quel tempo ero molto triste. Se il diavolo non ci avesse messo la coda, quest'uomo è tornato nella mia vita. Si trova qui per caso. Sai cosa fa? Sta dirigendo i lavori per il nuovo albergo. Caro Paolo, non so come dirtelo, ma sentivo che stavo per tradirti. Ci siamo incontrati su un'altissima impalcatura pericolante del cantiere. Io volevo fuggire, ma non avevo via di scampo. Mi ha inseguito, mi ha baciata, ha approfittato di me. Io l'ho lasciato fare. Senti, ho capito che non ti sono antipatico. Vieni a ballare con me stasera. Ti giuro, Paolo, dopo non l'ho più visto. Più, mai più. È vero che mi perdoni? Mi perdoni, vero? Sì, è vero. Ma sei impazzito? Te l'ho detto, ho deciso. Io gli esami non li faccio più. Tu sei un autolesionista, sei un pazzo. Una laurea in casa nostra è l'ideale per la ditta. Certo. E tu la devi prendere. Certo, una laurea per coltivare fiori di plastica. Senti. Parliamoci da uomo a uomo. Eh? Che ti è successo? Né. Non sono mica nato ieri, sai? Ma cosa vuoi? La testa non mi funziona più. Sai cosa ti dico? Che non mi importa più nemmeno di perdere lo Spider, tanto non mi serve. Me l'aspettavo. Ti è successo qualcosa di nuovo in questo periodo. Ma sai, alla tua età prima o poi è capitato a tutti. Non c'è mica da preoccuparsi. Dura poco. Passa, è come un mal di denti. Prendile. La macchina te la do lo stesso. Vedrai. Tutto si accomoda. No, papà. Scusa, non so che farne. Non sono i fatti che ci sconvolgono, ma le notizie. Sapere di una persona è una cosa che non sapevi. È come incontrare un'altra persona, diversa. Paolo, sei tu? Mi metto una cosa addosso e scendo giù al cancello, aspettami. Fino a che punto bisogna essere moderni? Eccola che arriva. Chi lo direbbe? Dietro quella faccia da santarellina. Pure. Come se niente fosse. Io l'ammazzerei. Piantarla. È così semplice. Io... Senti, sei arrivato qua, mi hai raccontato tutti i guai che ti sono capitati e tutto è finito lì. Ecco, ti piace di più così, vestita? Tu che dici? Cosa dovrei fare, secondo te?
Tornare da lei. Tornare da lei e non pensarci più. Lei te l'ha scritto, no? Vuol dire che è una cosa cancellata oramai. Si è confessata con te. Non sei contento, caro. Ma che cosa puoi pretendere di più da una ragazza? Lo sai che sembri più piccolo. Come vanno le scuole? Uno schifo. Pensa che non ci andrò più. Gli esami non li fa più. 13 anni di sacrifici buttati via. Ma adesso dov'è? Chi lo sa. Ieri sera non è neanche tornato a casa. Ecco che genitore sei. Non sai nemmeno dove dorme tuo figlio. Oh, e poi è sempre stato così. Solo a fargli dei regali costosi sei capace. Per pulirti la coscienza. Sempre nell'ovatta, sempre nell'ovatta. Poi per forza al primo ostacolo perdono la testa. E tu cosa fai qua? E dire che ho sciupato tutti questi anni insieme a te soltanto per vedere crescere questo figlio. La prima volta che lo lascio nelle tue mani viene cancellato come un pupazzo. Pensi solo ai tuoi interessi. A rimuginare con il tuo cervello di plastica. Il solo pensiero che sia improvvisamente così lontano da noi mi fa impazzire. Questa casa senza di lui è come non averla. Se comincia adesso ad andare avanti e indietro, quando e come gli pare, non ce la faccio. Non lo sopporto proprio. Tanto vale che me ne vada anch'io. Il più lontano possibile. Ti piace? Ho scassinato la cassaforte di mio padre per prendere le chiavi. Ti avevo promesso che ti sarei passata a prendere dopo gli esami, ma non ce l'ho fatta. Perché sei andato via l'altra volta? Sono rimasta sulla strada un'ora. Che scherzo mi hai fatto? Sai che Stefania non si presenta agli esami? Agli orecchioni. Hai ricevuto la mia lettera? No, quale lettera? Fino a che punto uno dovrebbe essere moderno? In altri tempi un fidanzato l'avrebbe presa a schiaffi. Avrebbe cominciato un interrogatorio. Ah, lo sai che Franco prende la simpammina per studiare di notte? Ne prende tanta che finirà col diventare un nevrastenico. Certo che nella vita, da quando hai studiato per la licenza liceale, non sei più quello di prima. Ti trascini per la strada molle, senza più ossa. Senti, Paolo, guarda che quello che ho scritto nella lettera l'ho inventato. Volevo vedere che faccia facevi. Ma non te la sarei mica presa sul serio. Vedi, potevo dirtelo o non potevo dirtelo. Voi ragazzi non cambiate mai, siamo noi donne che cambiamo il mondo. Voi siete sempre uguali. Paolo, sta tranquillo. Non c'è stato niente. La facciamo una corsa in macchina? Io ti seguo, mio signore. Hai proprio deciso? Sì. Qua con voi non ho avuto che delusioni. Andrò dovunque. All'estero. In America, alle Antille, in capo al mondo. Ma sì, quante storie. Cos'è una partenza per 6 mesi? Quando un marito e una moglie da anni non hanno più niente da dirsi. Ah, lo so, mia madre non avrebbe approvato. Ai suoi tempi era una specie di tragedia ogni volta. Per fortuna noi siamo più pratici. Non si è mai divisi e si è sempre divisi. Sei innamorata? No. Stai barando. Sei innamorata di me ogni giorno di più. Come te. Abbiamo la stessa età, ma ora tu sembri più vecchio di me. Tu non ci sei già stato tutti questi anni in mezzo alle tue Antille di plastica? Va bene. Io vado a quelle vere. Non abbiamo mai pensato al futuro, Giuliana. Infatti, cosa abbiamo da garantirci? Aspetta almeno di convincere Paolo a fare gli esami. Se glielo dici tu, può darsi. Sì. Posso cronometrare accanto a te, no, mentre guidi? No, 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 scendi, voglio prima provare da solo, spingerla al massimo. Yeah.
Ora sta riposando. No, ma non è nulla. È stato solo un piccolo incidente dovuto al surmenage dello studio. Sì, ha avuto un malessere mentre guidava. No, no, non ha niente. È solo uno shock. No, comunque la ringrazio molto. Molto gentile. Sì, grazie. Grazie, arrivederci. Dove l'ho messa? Sparisce. Mi perderò anche la testa un giorno o l'altro. Dov'è? Ah, eccola. Nemmeno funziona. Ah! Ma lei è ancora qua. Gliel'ho già detto. È inutile che si preoccupi per Paolo. Niente di grave. Allora posso vederlo? Non insista. Casomai vi rivedrete a scuola, agli esami. Io da quel momento non capisco più niente. Mi è rimasta una cosa come se fosse stata colpa mia. Colpa sua. Non esageriamo. Avete preso le cose troppo sul serio voi. I pericoli poi sono questi. Si finisce col prendere una macchina per correre appresso una ragazzina e succedono le disgrazie. Perché non mi dice chiaramente che dobbiamo smettere? Smettere che cosa? Sì, certo. Di agitarvi, di non pensare allo studio quando c'è da pensare allo studio. I ragazzi abbandonati a se stessi mi hanno sempre fatto pena. Comunque è stata gentile a venire a trovarlo. Glielo dirò io. Arrivederla. Certo, sono una compagna di scuola. Ecco cosa sono per Paolo. La storia è bella e finita. Un piccolo incidente, un pretesto. E mentre tu ti preoccupi tanto, ecco, ti fanno capire che si è trattato solo di una cosa da ragazzi. Addio, Paolo. Forse era giusto che finisse così. Le ho detto che non c'è, quindi è inutile che la cerca. E anche se ci fosse, ha detto che non vuol più vederla. Sì, non vuol più vedermi. Ogni tanto lo fa, ma poi le passa subito. Sentami, è inutile che si illuda. Non c'è più niente da fare. Già, perché è brava lei. Sa tutto lei. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Storia dell'arte. E lì vado tranquilla. Dominus tecum benedicta tu mulieribus. Matematica. Male. Latino e greco. Male. Ma dove mi salvo io? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Giuliana, ma che fai qui? Dove vai, brutta merda? Quello che c'è dentro la testa lo devi far vedere pure a me. Lasciami perdere, tutto è finito fra noi due. Allora è vero di quell'altro? Non voglio più saperne di te. Oh. E sei anche geloso, è inutile che neghi. Esci di lì! Non fare la stupida adesso! Non ti voglio più vedere! Il nostro è un amore esaurito, una bambinata! Fai tutto quello che ti pare, vero? Fai e dissi come ti pare, vero? No, io sono una che ci pensa alle cose! Allora sai che ti dico? Che una matta come te sono io che non la voglio più vedere! Chiuditi nella tua serra e fattici seppellire! Come va? Ma non si potrebbe abolire lo squallore di questi esami, i professori? Cos'hai? Sei agitata? No, no, sono tranquillissima. Mi pareva. E tu? Ti sei guardato prima di uscire di casa? Non sarà un inferno troppo lungo. Ti senti pronta? Ma sì, quello che ho fatto, basta e avanza. Io preferirei attualità, capisci? È più moderno. Vedrai, sceglieranno una cosa insieme. Dovrebbero far scegliere a noi, invece. Sì, lo so, ma non ti illudere, non si arriverà mai a questo. Ciao, Paolo. Ciao. Se scoppiasse un temporale mentre siamo in classe, non si suderebbe. Beato a te che gli ultimi giorni sei stato a letto. Hai potuto ricaricare. Finora ho pensato ad altro. Ma invece vacilliamo. Il dizionario? No, pesa. Ragazzi, ragazzi, un po' di attenzione, per favore. Siete pregati di prendere posto in aula per la prova scritta di italiano.
La vita è angoscia e terrore. E amore, perché ci sono io. Beh, era difficile. Hai terminato? Dunque, signori, 13 e 30. Ecco, sì. Ma non avevi già consegnato tu? Sì, sto cercando la penna. Eccola. Vai, vai. Respinta. Dico, ma ti rendi conto? Respinta. Ah, guarda, io ho una sola fortuna in questo momento. Quella di non essere tua madre. Già. Ma me l'aspettavo. Con tutte le cose che ti frullano per la testa, non poteva finire che così. Il pensiero dei maschi, nei libri, nei dischi, negli spettacoli. Non poteva finire che così. Sei pentita, eh? Non rispondi? Sarai almeno pentita, spero. La mia curiosità adesso è sapere che vuoi fare. Che cosa stai combinando? Vuoi rispondere? La vita è angoscia e terrore. E amore. Perché ci sono io. Eccomi qua. Finalmente ti sei deciso. Dove andiamo? Vedremo. Non è così facile, eh? Che bello, da questo sembra di essere su un aereo. Sentiamo un disco. Oddio, il biglietto d'aereo di mia madre. Ero andato io a farglielo, dovevo partire con lei. Così adesso se lo sa restare con mio padre. Ma sì, ma dove mi porti? Dove andiamo, eh? Dove vuoi? Vienna, Budapest, Berlino, Zurigo, bello, bellissimo, Amsterdam. Meraviglioso. Algeri, Atene, Sofia, Istanbul, Tokyo, Hong Kong, Tahiti, Honolulu, Formosa, Helsinki, Leningrado, Mosca, Isole del Sole, Londra, Parigi, Rio de Janeiro, Bruxelles, Tenerife, Bahia, San Paolo, Budapest, Dakar, Samoa, Cassavia, Monte Carlo, Barcellona, San Sebastiano, Accra, Torremolino, Las Palmas, Madagascar, Napoli, Monaco, Oslo, Düsseldorf, Pulma,